fatto a tutti signori e signore. Ho appena scoperto di essere positiva al coronavirus. D'altra parte, che dire, erano 2 anni che scampavo il Covid, prima o poi giustamente toccava anche a me pigliarmelo. E vabbè. Diciamo che oggi è il primo giorno ufficiale della mia quarantena, visto che ho avuto il risultato oggi. In realtà la mia quarantena sarebbe già iniziata 3 giorni fa, però partiamo da oggi, 14 agosto, giorno ufficiale dell'inizio. Che dire, sono abbastanza in forma, ho appena preso una tachipirina, quindi la poca febbre che avevo mi è scesa. Sintomi: raffreddore, tosse moderata, mal di testa, depressione. E niente, vi aggiornerò sulle fantastiche ed emozionanti cose che farò durante questa quarantena, perché mamma mia, ne farò tantissime. Notizie dal fronte, allora sono le 6 e io ho passato interamente il mio pomeriggio a smattare dietro booking.com per annullare gli alberghi che avevo prenotato per andare in Croazia. Ho guardato una puntata di Lucifer, poi adesso siccome sto sudando come un maiale ho deciso che andrò a farmi una doccia. Buonasera mondo, sono le 11:10, penso che la mia febbre stia salendo e io sto leggendo. Comunque no, devo dire, il libro veramente interessante, in inglese si chiama Defending Jacob, è dalla storia di un bambino ucciso e quindi c'è tutta la causa in tribunale. Jacob viene accusato di aver ucciso questo suo compagno di classe e il padre è avvocato che era incaricato di questo caso, ma una volta che viene coinvolto il figlio ci fa poco. E vabbè, dopo questo mini assunto vi auguro la buonanotte e ci sentiamo domani. Buongiorno mondo. Oggi è il 15 agosto, Ferragosto e... depressione! E mi sento come se mi fossero passati sopra 350 camion. Mi sono appena svegliata e, oh mio Dio, sto diventando una patata. E adesso andrò a fare la mia colazione. Eccomi qua a sorseggiare il mio delizioso cappuccino con questa bellissima tazza con ranocchio. Stavo pensando che potresti darmi dei consigli su dove andare in vacanza appena guarirò. Sì, guarirò. E vabbè. Piccolo aggiornamento dal fronte, come se non bastasse. La mia carta di credito è stata pure clonata. Vabbè ragazzi, a questo punto io mi aspetto di tutto. Bentrovati, sono le 3:20 e io sono qui perché volevo presentarvi i miei amici, perché voi pensavate che avrei fatto la quarantena da sola, ma no, invece ho degli amici. Allora, questo è il mio migliore amico, oserei dire, quello che mi conforta di più. Occhi. Calogero mi chiamo. Utilissimo, bello pieno. Poi non dimentichiamo la nostra amica Tachipirina, un po' più soft come livello d'amicizia, però anche lui. Sempre fidato termometro, perché ogni ora del giorno lui è sempre accanto calorosamente. E poi non dimentichiamoci i fazzoletti, questi essenziali, ne ho dei pacchi, questi sono tipo dei piccoli minions. Eccolo qua! Sempre lì al mio fianco. Ora però la Tachipirina è finita, quindi un amico è morto, quindi mi rimangono 3 amici più tanti minion, che insomma è sempre meglio che niente. Allora, è appena successa una cosa bellissima. Oh mio Dio, sarà ancora più brutta la luce del sole. Andiamo al buio. Comunque, mio nonno mi ha portato un sacchetto pieno di frutta ed è la cosa più bella che potesse succedermi in questa giornata. Andiamo a prenderlo. Oddio, oddio, l'ho aperta. L'ho perso. Cari amici, sono le 5:20 ed è iniziata l'operazione disinfettare ogni angolo di casa. Buongiorno. Scusate se non mi sono fatta sentire ieri sera, ma è arrivato calogero, anche lui con questa benedizione chiamata Covid, e quindi ho dovuto un po' riadattare gli spazi. C'è chi fa i brindisi con l'alcol e chi con le medicine. Cavolo, non si batte la plastica. Volevo mostrarvi il nostro campo profughi. Qua c'è tipo il mio angolo cucito, lettura, l'angolo delle medicine, l'ordine, no, dei letti. Allora, sono le 2:50. Siccome mio ragazzo non mi vuole dare un bacino perché ha paura di infettarci, ho trovato il rimedio.
La plastichina, quindi ora ci daremo un bacino in diretta con la plastichina. Ok, forse era meglio no bacino. Nascosto dietro una barricata di cuscini perché le cimici ci stanno assaltando. Oh, spero che arrivi in faccia. E ora eccone una per terra. Enorme, brutta. Ho bisogno del tuo aiuto. Buongiorno, cioè buongiorno si fa per modo di dire perché è luna, è il 17 agosto e finalmente una gioia, ovvero una pasta alla crema. Le buone notizie sono che i sintomi stanno passando, ci ha chiamato l'ASL. Ok, aggiornamenti dal fronte, sono le 5 e noi ci siamo appena fatti un tampone, fai da te, ed è risultato di nuovo positivo, ma c'era da aspettarselo, quindi abbiamo trovato un ottimo passatempo. 3 hours later. Buongiorno a tutti, oggi non è un buon giorno, oggi è un giorno di lutto. È il 18 agosto e noi saremmo dovuti partire per la Croazia esattamente 6 ore fa. E quindi come consolazione rimane solamente una cosa. L'usare l'umare. Ok, sono le 2 ed è arrivato il momento di occuparsi della valigia. Allora vediamo un po' cosa ci offre la casa. Calzini, vestitino, tutina, vestito, pantaloncini, top. Allora mettiamo l'ammorbidente e il detersivo, guardate qua che bel colore ha. Ok, poi chiudiamo. È l'ora di burraco. È in atto la spremitura dell'uva. Buongiorno mondo, anche se questo non è un buon giorno. Infatti ho scoperto che avevo mal di gola perché mi sono venute le placche e in più stamattina mi sono svegliata con 2 mega afte sul freno della lingua. Non mi ferma nessuno. Ho cucinato un farro che è spettacolare, guardate qua. Nonostante la malattia, io mi alzo, cucino, faccio tutto e... Uno casa. Ma io ti dico, visto che non hanno messo contenuto niente, all'interno della roba non è cambiato niente. Proprio che eri morto. Dai. Sono le 11.45 ed è arrivata l'ora di fare una bella maschera. Ecco come utilizzare il proprio ragazzo. Sei felice? Sì, tantissimo. Sono ufficialmente le 12, cioè mezzanotte, e noi abbiamo ufficialmente finito la nostra maschera. E la dobbiamo tenere in posizione per... 15 minuti. Buongiorno! Se vi state chiedendo se sia un buon giorno, lo è sicuramente rispetto a ieri, infatti sono molto più fresca. Oggi è il 20 agosto, esattamente oggi scadrebbe la nostra quarantena, cosa che non succederà perché non penso di essermi negativizzata. Io volevo illustrarvi la mia routine quotidiana di tutte le mie medicine. Partiamo dalla medicina numero 1, integratori alimentari. Numero 2. Lavarsi i denti. Poi, dopo i denti, è il momento dei risciacqui, i risciacqui per la gola e i gargarismi. Poi è il momento dello spruzzino. 2 spruzzini.
e uno sulle after. È il momento dell'intero germina per andare a rimpolpare la mia flora. E per finire una caramella per la gola. Sono finite tutte. Buongiorno, o meglio buon pomeriggio. È il 21 agosto, sono le 4 di pomeriggio e Giacomo mi ha appena fatto un bellissimo massaggio Taiwan alla schiena. Io non so fare i massaggi. Il poco che vi è il piccolo vi fa veramente cagare. L'allenamento, prima le spallucce, B. Devi sentire, muovi, muovi. Spalluccia destra, spalluccia sinistra. Non so bene qual è la destra e la sinistra, ma un po' più. È là, te l'ho pingato, esce. Terra, terra, uno dei due è il res. Sì, l'altro era a terra, li ho fatti tutti e due. Raga, mi fa morire, poi urla. Oh. Buongiornissimo, oggi è il 22 agosto ed è domenica, quindi è la giornata delle pulizie. In più, stanotte il mio ragazzo si è dissanguato il naso, quindi ha perso sangue dappertutto. Reperti. E quindi io ho deciso di dare una bella pulizia a tutta l'intera camera in cui ci siamo trasferiti da due giorni. Buongiorno, è il 23 agosto, sono l'una più o meno, ed è arrivato il fatidico momento di fare il tampone fai da te. Questo è il tampone che effettueremo ora. Mi fa piangere tantissimo tutte le volte. Ok, ora avremo le nostre risposte. Ottime notizie, direi, dai risultati di questi due. Il tuo è positivo. Dai! Che cretino, per non dire altro. Comunque, dai risultati sono entrambi negativi, quindi... Per questa sera lo chef ci ha preparato spaghetti cinesi. Buongiorno, è il 24 agosto, sono le 9:30 di mattina e noi stiamo andando a fare il tampone molecolare sperando che sia negativo. Buonasera, sono le 11 e noi abbiamo ricevuto da poco una notizia bellissima. Oddio, ma io dove sto guardando? Ho sbagliato. Ovvero siamo negativi! Sì! Buongiorno, anche se non è un buongiorno. L'ASL non ci risponde, finché l'ASL non ci risponde non possiamo uscire. Io ho mandato già 24 mail nell'arco di 5 ore, ma niente, prima o poi li prenderò per sfinimento. Buongiorno a tutti, è il 26 agosto e stanotte alle 2 è arrivata la mail che possiamo finalmente uscire. La prima nostra uscita sarà all'IKEA. Devi guardare dove c'è la lucina verde. Ok, sì. La nostra prima uscita sarà all'IKEA e... L'IKEA, fiorentino. Sono io che ci voglio andare, non è lei che mi porta. Tu continui a guardare, cioè, lì, tu devi guardare lì. Vabbè, fanculo, guardo che cazzo mi pare. Oh, gergo. Allora, ho finito l'altro libro che stavo leggendo, che si chiama La voce della pietra. Bellissimo, è tipo un thriller. Il finale è aperto. È veramente intrigante, quindi ti lascio un po' l'amore in bocca, perché non capisci veramente come finisce. Perché sto facendo un video. Perché sto facendo un video. Allora, siamo qua all'IKEA e sto già annaspando. Stiamo cercando una scarpiera che non stiamo trovando. Già finito il fiato e le energie. Ho deciso che non mi piace più il mondo esterno. La luce del sole mi brucia gli occhi. Forse sono diventato un vampiro. Basta, voglio tornare a casa. Mi stanno trasportando su un carrello. Abbiamo acquistato la scarpiera finalmente e torniamo presto a casa, nel luogo dove dobbiamo stare.
Buongiorno, sono le 7 e con questo video si conclude ufficialmente la storia della mia quarantena. Sto per partire in viaggio 5 giorni in Trentino, quindi farò chiaramente un altro video che potrete andare a vedere. E per l'occasione mi sono pure truccata. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia. È stato tipo una cosa mentale che mi ha aiutato a non deprimermi, non impazzire. Ci vediamo alla prossima. Spalluccia destra, spalluccia sinistra.